piccoletta e dietro le quinte del corso e da dietro la camera c'è Ghe. Ciao Ghe, che è lui che mi dà queste pilloline simpatiche. Ti parlo dei punti di vista e come sempre le leggo in diretta senza averle lette neppure io, perché così sono più spontanea nel darti il commento. Due passerotti se ne stavano beatamente a prendere il fresco sulla stessa pianta, che era un salice. Uno si era appollaiato sulla cima del salice, l'altro in basso su una biforcazione dei rami. Dopo un po' il passerotto che stava in alto, tanto per rompere il ghiaccio, dopo la sesta disse: «Oh, come sono belle queste foglie verdi!» Il passerotto che stava in basso la prese come una provocazione. Sono incuriosita anche di capire perché. Gli rispose in modo seccato: «Ma sei cieco, non vedi che sono bianche?» E quello di sopra, indispettito: «Tu sei cieco, sono verdi!» E l'altro dal basso con il becco in su: «Ci scommetto le piume che le foglie sono bianche. Tu non capisci nulla, sei pazzo!» Il passerotto dalla cima si sentì bollire il sangue e senza pensarci due volte si precipitò sul suo avversario per dargli una lezione. L'altro non si mosse. Quando furono vicini, uno di fronte all'altro, con le piume arruffate per l'ira, prima di cominciare il duello ebbero la lealtà di guardare nella stessa direzione, verso l'alto. Il passerotto che veniva dall'alto emise un «Oh, di meraviglia! Sono tutte bianche!» Poi disse al suo «Ora, amico, prova però a venire lassù dove stavo prima!» Volarono sul piano, sul ramo più alto del salice e questa volta dissero in coro: «Guarda come sono verdi!» È così, è come... ti racconto questa cosa, è come se una persona dall'alto di un grattacielo guardando giù dicesse: «Come sono piccole le macchine!» E mentre una persona dal basso, dal primo piano di un grattacielo dicesse: «Come sono grandi le macchine!» Chi ha ragione? La mappa non è il territorio, tutti hanno ragione. A volte è solo questione di cambiare prospettiva, è solo questione di vedere le cose da un punto di vista diverso, perché è vero, in realtà ogni persona dal suo punto di vista ha ragione. E cambiando prospettiva si impara ad accogliere anche qualcosa che magari non ti risuona e ti fa male, perché ogni persona fa il meglio che può con le risorse che ha, una cosa che credo da sempre, sono convinta da sempre. La cosa però importante, sai cos'è? È fare il meglio che puoi con le risorse che hai senza intaccare la vita degli altri, senza incidere negativamente sui sogni degli altri, senza trattenere impedendo agli altri di realizzare i loro obiettivi. E allora qual è il tuo punto di vista? Qual è la tua prospettiva? È utile che forse cambi, che voli verso l'alto o torni verso il basso e magari potrai scoprire qualcosa di davvero particolare. Buone prospettive! Ciao! Ciao ciao!